Buongiorno e benvenuti al Liguori, questo è Pomigliano Milan, si gioca la giornata 14 della Serie A femminile eBay. Mascarello, il cambio di lato a pescare Bergamaschi, lo spunto di Bergamaschi va sul sinistro, sempre da questa parte, ancora il Milan, questa volta con Bergamaschi che non colpisce bene. Salta bene Fusini, poi è costretta anche a velocizzare la conclusione. Pallone tagliato, Nambi a lottare. Poi di testa messi a sé, Ippolito arriva alla conclusione, Bob l'aspetta. Primo vero tentativo del Pomigliano con la 10. Questo è il tentativo di Ippolito, ben controllato da Bob. Cross, Staskova, controllo, va giù, nulla. Sofia la riprende, non crossa centralmente, c'è Grincio, conclusione esattamente dove ci sono i guantoni e il corpo di Gaviglie. Aggressiva ancora Harvey, Arcangeli, buono controllo, può infilarsi, limite dell'area, in due però a chiuderla diventano tre, alla fine la perde Milan, che riesce in qualche modo a far passare per Mascarello, è spaccato in due il Pomigliano. Loran rientra sul destro, calcia, non scende il suo destro. La deviazione, palla buona per il destro da parte di Arcangeli, nessun problema per Bob. Nadia Nadim, uno contro uno con Cagliazzo, va sul sinistro per due volte, Nadim arriva alla conclusione che non gira. Un assaggio però di quello che è in grado di fare questa ragazza. Ancora Dubkova con la punta, Dompig, arriva un altro cross allontanato, Dubkova in area di rigore, Dubkova ne ha tre addosso, dribbling Dubkova, tocca per Dompig, solo potente il suo destro. Altra occasione per il Milan, salta Mesiac, punta anche Swoby, palla larga per Novellino che ha tanto spazio, Novellino arriva al tocco all'indietro, Ippolito, area di rigore, Ippolito vuole andare sul destro, non calcia, poco spazio, di nuovo Novellino che si coordina per il cross, Swoby libera. Dove c'è la conclusione di Ferrario che finisce sul fondo, c'è il cronometro, non c'è più tempo, anzi sì, no, eccola la parola fine, 0-0 tra Pomigliano e Milan.